Risorgimento. Un'idea, una speranza, una visione che cresce fino a diventare un simbolo. Un pensiero capace di cambiare le sorti di un'intera nazione. Un moto collettivo dove tante individualità scelgono di condividere una traiettoria comune per dare vita a qualcosa che fino a quel momento poteva sembrare soltanto un'utopia. Non è forse questo il senso di creare qualcosa di importante? Contribuire unendosi al futuro di tutti. Portare un cambiamento positivo, suscitare un pensiero proiettivo in grado di dare la spinta per fare di più e meglio. Lo stesso spirito che animava quel sogno è stato raccolto dagli studenti dell'Istituto Europeo di Design di Torino, che hanno progettato il nuovo logo del Museo del Risorgimento. Perché i giovani sono i migliori interpreti della contemporaneità. Sono i custodi del futuro. Il Risorgimento è stato fatto da grandi personalità, da eroi. Ma non sarebbe stato lo stesso senza le donne e gli uomini che si sono uniti e che hanno riposto le loro speranze di libertà in un ideale comune. Il Risorgimento è Garibaldi, Cavour, Mazzini, Vittorio Emanuele II. Ma il Risorgimento è anche Martina, Simone, Luca, Gabriele, Francesco, Beatrice, Leone, Andrea, Francesca, Nicole, Alessandro. Ieri, come oggi, è di nuovo tempo di Risorgimento.